Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo l'M4 HPA della Tippmann. Let's go! Partiamo col definire che cos'è un sistema HPA. Come sapete, la stragrande maggioranza dei fucili da soft air sono elettrici. Questo comporta due svantaggi principali. Il primo svantaggio è che gli interni del fucile sono molto fragili e quindi più facilmente soggetti a malfunzionamenti. Il secondo è che, correlato al primo punto, sono meno affidabili sul campo. Un sistema HPA invece è alimentato a gas o aria compressa. Nel caso del Tippmann, per esempio, si pone una bomboletta di CO2 all'interno dei caricatori o, se si preferisce utilizzare un sistema di aria compressa, si prende una bombola esterna al fucile e si collega tramite linea esterna all'impugnatura. Questo Tippmann si differenzia dal resto del mondo HPA, come può essere Polestar, Wolverine o Minecraft, per l'utilizzo continuo dell'alta pressione. Questo gli permette di non dover utilizzare un regolatore di pressione, che è un bel risparmio visto che un buon regolatore di pressione costa sui 150 euro. Inoltre, sempre grazie all'alta pressione, la linea che connette la bombola esterna all'impugnatura del fucile è molto più sottile, il che permette una maggior mobilità del fucile e un gioco più pulito. Un po' di caratteristiche esterne. Questo fucile è praticamente indistruttibile. La canna esterna e il corpo del fucile sono fatti in alluminio aeronautico, che lo rendono leggero e resistente, quindi non è fatto di quei materiali del cazzo come la zama. Continuando sugli elementi esterni, abbiamo un calcio in tecnopolimero telescopico regolabile in 4 posizioni, tacche flip up stile Magpul e selettore di fuoco in 3 posizioni. I caricatori sono in ABS rinforzato con un ulteriore rinforzo in metallo qui dove si vanno ad attaccare dentro il fucile per evitare rotture date dall'usura. La Tippmann pone una cura maniacale in tutto quello che fa, infatti il caricatore, che ha un inserto per bombolette di CO2, non si è limitato ad avere uno spazio in cui la bomboletta entra, ma ha un sistema di bloccaggio che viene attivato per far entrare la bomboletta e da cui poi la bomboletta non esce, in modo tale che rimanga bloccata dentro il caricatore e sia sempre pronta all'uso. Una volta esaurito il caricatore, per cambiare la bomboletta basta premere, quella esce e si ripete il ciclo. L'ultimo punto che vi faccio è sulla leva d'armamento, che proprio come nella controparte reale è necessario arretrare per incamerare il primo pallino, altrimenti non ci sarà possibile sparare. Come vi dicevo prima, questo fucile è praticamente indistruttibile, ma non è solamente grazie ai materiali di cui è composto. Infatti, muovendoci sull'interno, rimuovendo questo semplice perno, il fucile si apre proprio come quello vero. Come potete vedere c'è lo stretto indispensabile qui dentro, tutto incastrato alla perfezione, ma la cosa più incredibile è che è tutto tenuto insieme da una vite, che è questa qui. Questo fucile, come la sua controparte reale, aveva un piccolo problema nei modelli precedenti, ovvero che questo sistema di bloccaggio, a forza di spararci e quindi di ricevere il contraccolpo, andava a rompersi. La Tippmann ha prontamente risolto il problema triplicando il materiale di cui è composto e rendendolo ancora più spesso. Nel caso voi abbiate un modello vecchio, noi del 6 mm offriamo una modifica dove andiamo a rinforzare queste due alette e a portarle quindi al pari del modello più recente. Continuando con gli elementi interni, ci sono tre modifiche che possono essere fatte una volta aperto il fucile. La prima è questa tacco brugola che regola la potenza del fucile. L'altra è questa che regola il ratio di fuoco. E poi infine, anche senza aprire il fucile, c'è questa che è per regolare lo pop. All'interno della scatola troveremo anche una chiave per svitare il tubo del calcio, uno spegnifiamma non arancione così non vi sgamano mentre giocate, e una busta utility al cui interno ci sono delle slitte più piccole nel caso voi vogliate andare a sostituire quelle lunghe già presenti sul fucile, le brugole per andare a fare delle regolazioni all'interno del fucile, dell'olio da mettere all'interno del fucile dopo che sono sparati tra i 3.000 e i 4.000 pallini già fornito nella busta, ovviamente, che è una cosa che non fa nessuno, e un pin per linea con bombola nel caso voi vogliate andare a cambiare il metodo di alimentazione del fucile.
Passiamo ad un po' di accessoristica. Vi dico solo che la Tippmann ha una linea di accessori infinita. Questo perché, oltre alla cura maniacale che pone nel realizzare i propri prodotti, ascolta il consumatore, gli fornisce i pezzi e le modifiche di cui ha bisogno. Partiamo con questo bellissimo tube spacer. Viene posto all'interno del tubo del calcio e riduce la corsa della molla. Questo aumenta il rinculo, che diventa più secco, e anche il ratio di fuoco. Noi di 6 mm siamo gli unici a possederlo in titanio al posto che in acciaio. Ciò lo rende molto più leggero e resistente. Altro componente molto interessante è questo adattatore per bombola, che permette di attaccare una bombola a sé, quindi senza linea, direttamente al fucile come nel paintball. Un altro accessorio indispensabile se giocate in tornei o eventi molto importanti è questo, ovvero un perno da torneo. Adesso vi spiegherò a cosa serve. Dovete sapere che i sistemi HPA sono mal visti durante i tornei, perché con la possibilità di aumentare la potenza del fucile semplicemente togliendo il perno e aprendolo, non si può assicurare che qualche malintenzionato successivamente al test crono per la partecipazione vada ad aumentare la potenza. La Tippmann ha preso in considerazione questa cosa e cosa ha fatto? Ha posto questo piccolo fornellino sul lato del perno in modo tale che una volta inserito, regolato il fucile, ci si possa mettere una fascetta e sia quindi impossibile rimuoverlo senza rompere la fascetta. Funziona in maniera simile ai tappi delle bottiglie dell'acqua. Infine abbiamo un selettore di fuoco per ambidestri che si va a sostituire a quello già presente all'interno del fucile, e tendo a precisare che può essere molto utile anche nel momento nel quale dovete fare un cambio spalla e avete necessità di cambiare il fuoco. E poi ragazzi, cioè, non finisce qui. Sei mancino? Ti diamo un cazzo di selettore mancino. Vuoi giocare come un cazzo di ninja della notte? Ti moddiamo il fucile in modo da non sentire neanche il puff del pallino. Va bene ragazzi, procediamo con connettere la bombola e quindi la linea d'aria compressa direttamente al fucile. In questo modo togliamo la sicura, connessa la linea, armiamo, semiautomatico e fuoco. Proviamo in raffica. Cambia. No, vabbè. Ragazzi, cosa posso dire? Avete visto anche voi come spara questo fucile? È devastante. Il rinculo che vi dà sulla spalla è secco, sembra di sparare con un'arma vera. E per quanto di fabbrica il ratio di fuoco sia contenuto come quello della K47, basta montare un buffer e spara, che è una bellezza. Infatti a breve faremo uscire un video dove vi consigliamo quali modifiche noi del 6 mm vi consigliamo per trasformare questo fucile in un'arma di morte. Come vi ho detto all'inizio del video, il fatto che il fucile sia a gas e non elettrico vi assicura un'affidabilità in campo che pochi fucili possono vantare. I componenti interni sono incastrati alla perfezione, c'è una vite che tiene insieme tutto dentro, cioè di che cosa stiamo parlando? E visto che stiamo parlando di cose fighe, questo fucile funziona anche dopo che è stato dentro l'acqua non avendo la batteria. Ovvero, voi vi volete immergere, non so perché dovreste farlo, ma potete farlo. Sparate due colpi, la canna si libera dall'acqua e poi siete pronti a sparare di nuovo. La Tippmann ormai è diventata sinonimo di qualità, non solo perché producono anche armi vere, ma perché sono leader in America del paintball. Insomma, dopo questo acquisto non avrete paura di giocare col vostro fucile in situazioni estreme o sotto terribili intemperie, perché avrete sempre un'arma che funzionerà al 100% in qualunque situazione. Ragazzi, questo è tutto quello che avevo da dirvi su questo fucile. Io sono Red, siamo qui al 6 mm Soft Air. Se avete dubbi, perplessità, domande, potete scriverci qua sotto, su Facebook, su Instagram, passare a trovarci in negozio, chiamarci e vi metteremo subito in contatto col meccanico. Se volete provare questa bellezza, venite in negozio. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video dove vi farò vedere tutte le modifiche che consigliamo da fare su questo fucile per renderlo il top del top. Ciao ragazzi!